L'America, o meglio, gli Stati Uniti d'America, è un paese sconfinato, tanto privo di storia relativamente, ovviamente, quanto ricco di contraddizioni. Da una parte spazi immensi, dall'altra una selva di grattacieli. Da una parte Donald Trump e tutti coloro che lo hanno votato, dall'altra i raffinati intellettuali che vivono lungo la costa est, che penso non l'abbiano votato. Da Boston a New York. Da una parte autostrade dove ci si può addormentare mentre si guida un'auto, i limiti di velocità sono molto rigorosi e sono anche e soprattutto rispettati. Dall'altra il traffico convulso della Grande Mela. Da una parte un motel isolato, dall'altra un elegante hotel 5 stelle nei pressi di Central Park o su per giù. E questo elenco potrebbe continuare di questo passo chissà per quanto tempo. Un discorso analogo può essere impostato anche in campo pittorico. Qui i risultati potrebbero apparire contraddittori ad uno sguardo superficiale. I risultati potrebbero essere contraddittori, dicevamo, ad uno sguardo superficiale, ma prima di arrivare a conclusioni affrettate è meglio essere più precisi e scendere nei dettagli. Per fare questo ho scelto di illustrare, almeno per sommi capi, la parabola artistica di tre grandi artisti americani del XX secolo: Edward Hopper, Jackson Pollock e Andy Warhol. Tuttavia, dobbiamo partire da questo, prima di parlare dei nostri tre di oggi, cioè Hopper, Pollock e Warhol, bisogna partire da questo signore, Thomas Art Benton. I tre pittori scelti per oggi sono da soli, varrebbero un incontro perché sono dei personaggi molto importanti, ma io ho scelto di parlarne per sommi capi, cogliendo qualche argomento qua e là, proprio per cercare di dare uno sguardo complessivo. Soprattutto Warhol è personaggio assai inflazionato quanto a mostre. Perché ce n'è una in corso fino al 3 febbraio a Roma, al complesso del Vittoriano, e ce n'è una in cui ho portato alcuni dépliant in corso a Novara, ma penso, mi pare che chiuda a fine settimana. Pollock, al complesso del Vittoriano di Roma, c'è anche in atto una mostra su Jackson Pollock e la scuola di New York fino al 24 febbraio. Sono artisti molto rappresentati, soprattutto Warhol, grazie, c'è dappertutto. Dobbiamo partire da Thomas Art Benton, che è un artista poco noto in Italia, 1889-1975. Di lui ricordo una rassegna monografica che si è tenuta a Lugano nel 1992 e ne abbiamo parlato con la Poker Night a proposito di carte da gioco. Cronologicamente vive contemporaneamente a Hopper. Spesso liquidato con l'etichetta riduttiva di pittore regionalista, Benton vanta invece una produzione artistica complessa e copiosa che subisce diverse influenze, dapprima dagli impressionisti, poi da Cézanne, dal costruttivismo ed anche dal sincronismo di MacDonald Wright. Tentato dalla tridimensionalità e da un gusto architettonico, lo vedete già fin da qui nella scansione dei volumi, negli anni 20 Benton scopre il paesaggio statunitense mediante lunghi viaggi. Lo tenta anche la storia del suo paese, e come è evidente in una serie di pannelli. Come evidente in una serie di cicli di pannelli, quale celebre storia di New York Pensa anche. e Allora, qual è quello che epica storica americana. Allora, vado avanti. Indietro, sì? No, Allora, indietro. se volevo togliere la Ecco, questa è un'immagine dall'epica storica americana. Alla sua ottica marxista negli Stati Uniti, quindi una vera e propria rarità. Non sfuggono neppure gli episodi sgradevoli della progressiva espansione bianca verso ovest. Attento ai vari aspetti del lavoro dell'uomo, è comunque attirato dall'immagine mitizzata del treno, lo vediamo anche qua, sintomo di novità e simbolo di dinamismo. In patria diventa molto noto agli inizi degli anni 30
quando hanno fortuna le sue figure solide e plastiche, tra loro in un rapporto spaziale, lo vediamo anche qui, che viene a creare il senso della profondità. I principi compositivi sono sostanzialmente tre: equilibrio, sequenza e ritmo. Mentre ritmo che diciamo può essere assimilato a quello della musica jazz, che gli piaceva molto. E intanto che ogni forma contribuisce a guidare l'occhio verso una visione globale dell'opera. Intorno alla fine degli anni 30, Benton è tentato da soggetti mitologici, di cui la bella Persefone del 1939 è l'esempio più noto. Qui il mito di Persefone viene rivisitato in chiave moderna e qui inizia a farsi evidente il gusto dell'autore per un cromatismo accentuato di derivazione fiamminga. Dopo l'attacco di Pearl Harbor, Benton dipinge una decina di quadri terrificanti, che vi ho risparmiato, che rappresentano la minaccia nazista verso l'America. Immagini che negli USA hanno ampia diffusione propagandistica, riprodotti in manifesti e in francobolli. Nel dopoguerra la fortuna di Benton declina e il pittore si apparta, rinunciando anche all'insegnamento, da sempre una delle sue attività principali. Il suo allievo più noto è proprio Jackson Pollock. Gli ultimi anni della vita di Benton sono segnati dalla produzione di ritratti e di paesaggi, in cui risalta una visione nostalgica e idilliaca della natura, tutti comunque contraddistinti da un cromatismo netto e vivace e da una propensione al dettaglio filtrata da una sottile, disincantata ironia. Nel 1970 Benton dipinge questo bellissimo De Chirichiano, quasi autoritratto, e negli anni successivi una serie di pannelli per il Country Club di Nashville, a conferma del suo essere l'interprete per eccellenza del sogno americano, anche negli aspetti più strettamente legati alle vicende storiche di quel paese. Benton resta in qualche modo legato al mito americano dell'epopea della frontiera, a quel breve arco di tempo che sa di spazi sconfinati da esplorare e di una nuova nazione da costruire ex novo. Edward Hopper, invece, si trova a rappresentare questa nazione già bella e che fatta e a interrogarsi sulle sue problematicità. Hopper nasce e muore a New York. Nasce nel 1882 e vi muore nel 1967. La sua New York, però, non è uno skyline affollato di grattacieli, talvolta anche capolavori di architettura, pensate solo al grattacielo Chrysler. La sua America, invece, giace a terra, ferrovie, periferie, cottage. È un'America orizzontale, quindi, tutt'altro che verticale. E i personaggi che compaiono nelle sue tele non si affollano come a Times Square nell'ora di punta, ma vivono una propria realtà raggelata, verticale, che nelle donne più o meno vestite talvolta sfiora la seduzione, la provocazione, ma questo non si può dire, altrimenti qualcuno potrebbe pensare che si tratti di induzione alla molestia. Sono tempi in cui su questi argomenti è meglio sorvolare. Hopper ha vissuto una vita priva di eccessi, ha amato una sola donna, la vedete qui, la moglie Josephine, anche lei pittrice, poi sua manager, e tanto gelosa da posare per lui al posto delle modelle quando i soggetti erano i nudi femminili. Ma c'è qualcosa di oscuro, di inquietante nella pittura di Hopper, qualcosa che va ben oltre le scene di vita americana che dipinge. Hopper conosce bene la pittura francese del suo tempo e anche del 1800 in generale. Viaggia in Europa ed è a Parigi nel 1906, nel 1909, nel 1910. In particolare apprezza l'arte di Édouard Manet e di Edgar Degas. Al Museo del Louvre studia Rembrandt e Watteau.
In poesia apprezza Rimbaud e Verlaine. E per qualche tempo il modo di dipingere impressionista e post-impressionista influenza la sua arte. Poi nella maturità diventa l'Hopper che conosciamo, unico, inquietante, quasi un Balthus ben calato nel modo di vivere americano, però e anche con quel pizzico di malizia che è tipica di Balthus. Invece se c'è un artista a cui penso guardando una tela di Hopper, di cui c'è stata una mostra qualche anno fa a Milano, proprio dedicata, tutta centrata sulle tele di Hopper, se c'è un artista che posso accostare più che Balthus, direi che semmai è Jan Vermeer, il pittore di Delft, che si è ritagliato un posto tutto suo nell'ambito dell'arte olandese del 1600. La Lattaia è un olio su tela dipinto da Vermeer tra 1658 e 60, che oggi si trova al Rijksmuseum di Amsterdam. La donna si muove tra i cibi come in un quadro di Herzen che avevamo visto, senza però possederne l'esuberante vitalità. Versa del latte e Vermeer sa trasformare questo semplice gesto in qualcosa di metafisico nel tempo e oltre il tempo. La finestra sul lato sinistro descrive un interno, ma non porta ad alcuna indicazione esterna. Qui il tempo sembra fermarsi, pare consolidarsi, quasi diventa tattile in un semplice gesto. Ed è questo che Marcel Proust ammira in Vermeer. Il celebre scrittore francese si dilunga sul muro giallo, lo vedete, che si individua appena nella veduta di Delft dipinta da Vermeer. Vermeer propone quindi un'approfondita indagine sul tempo. Hopper ci restituisce il medesimo concetto, aggiornandolo e trasferendolo giusto al cuore dell'America. Andiamo adesso a vedere un po' più da vicino alcuni quadri di Edward Hopper. Personaggi che sono monadi che ruotano intorno all'orbita di una solitudine senza scampo, al bar o in qualsiasi altro posto. Perché è come se la presenza umana fosse comunque fuori posto, in un paesaggio a sua volta naturale, ma evidentemente forgiato anche e costruito dall'abile mano umana, sempre più certa della sua funzione inossidabile. Per capire meglio questi concetti ho scelto 7 quadri di Hopper, li ho ordinati cronologicamente proprio per sottolineare l'intero percorso compiuto dall'artista. Casa vicino alla ferrovia, la ferrovia è proprio questa, la vedete? Casa vicino alla ferrovia è del 1925 e attualmente si trova al MoMA di New York. I binari del treno in primo piano indicano gli ampi spazi attraverso cui ci si muove percorrendo l'America. E negli USA il treno non è uno dei mezzi più utilizzati dagli uomini per i loro spostamenti, che preferiscono ovviamente l'aereo. La linea, una delle linee più trafficate è quella che avevo percorso a suo tempo in un viaggio con un'amica da Boston a Washington. Per il resto sono soprattutto le merci a viaggiare sui treni, gli umani viaggiano in aereo. La casa, che vedete qui, ben strutturata, indica la passione di Hopper per l'architettura. La scena è disabitata e le finestre non mettono in alcun rapporto l'interno con l'esterno. Non sono cioè un elemento di collegamento tra dentro e fuori, come per esempio in Matisse, e non sono neppure elementi ossessivamente negativi come in certe periferie urbane dipinte da Mario Sironi. Automat risale al 1927 e si trova nello Iowa a Des Moines Art Center. Una donna siede al tavolo di un ristorante self-service. Nessun altro personaggio è raffigurato nel locale. Un vaso di frutta dai colori sgargianti si trova alle spalle della donna
la quale a sua volta ha una mano nuda e l'altra con infilato un guanto scuro. Sullo sfondo una vetrata illuminata si perde nel buio della notte. Il quadro ispira sensazioni di solitudine e di desolazione anche per il volto triste della fanciulla in questione. Scompartimento C, carrozza 193, è un olio su tela del 38 che fa parte della collezione IBM. Hopper ama molto ritrarre soggetti femminili, nonostante Josephine, oppure ritraendo Josephine, e lo dimostra anche in questo caso. Una donna sta viaggiando in treno e intanto legge. Un paesaggio scorre al di là del finestrino, ma ha la fissità di un quadro. L'occhio di chi guarda però viene inevitabilmente attratto, secondo me, dalla luminosità del sedile vuoto accanto alla donna. L'elemento più inquietante è quel paesaggio fermo, quasi un quadro, privo di quel dinamismo che è tipico di un treno in corsa. Voi sapete come l'invenzione del treno ha cambiato anche proprio il modo di vedere il paesaggio, un discorso che vale soprattutto per i pittori impressionisti. Benzina è un olio su tela dipinto nel 1940, conservato sempre al MoMA di New York. Un solo personaggio sta armeggiando intorno ad un tipico distributore di benzina americano dell'epoca. Anche appunto è l'unico protagonista della scena. Ci sono elementi di modernità, la benzina, ma anche un rigoglioso paesaggio boschivo con gli alberi che si compenetrano tra loro in una malinconica oscurità che pare quasi avvitarsi su se stessa, coinvolgendo anche il camino dell'abitazione. Questo è uno dei quadri più famosi di Hopper, una delle tele più famose, in Ottambuli del 1942, la si può ammirare all'Art Institute di Chicago. La vetrina del bar è curva, il vetro è insolitamente trasparente e permette di guardare con chiarezza quel che accade all'interno del locale. E non accade nulla di confortante. Un avventore se ne sta per i fatti suoi. L'uomo e la donna sembrano non parlare tra loro. Il barman forse ha solo fretta di chiudere. La luce artificiale contribuisce a creare quell'effetto di straniamento che talvolta ha fatto accostare i quadri di Hopper a quelli di René Magritte. Tuttavia, certi tagli netti delle ombre richiamano inevitabilmente le piazze italiane dipinte da Giorgio De Chirico. A proposito di Magritte, ad Alba c'è un'interessante rassegna sul surrealismo che comprende anche delle opere di Magritte. Secondo piano al sole è stato dipinto nel 1960. Si trova al Whitney Museum di New York. Due donne, una giovane e una anziana, si trovano sul terrazzino al secondo piano di una casa molto bianca nella sua facciata. La giovane prende il sole in costume da bagno, l'anziana legge, forse distrattamente. Anche in questo caso i due personaggi non comunicano tra loro. L'eventuale relazione tra le due donne, madre e figlia, qualche altro grado di parentela, due amiche, non si sa, rimane sconosciuta e si trasforma in una tensione quasi palpabile. Negli ultimi anni di vita il ritmo di lavoro di Hopper si è rallentato moltissimo. Il pittore e la sua inseparabile Josephine si accommiatano dal mondo travestendosi da attori. Si intitola I due commedianti ed è l'ultimo quadro dipinto dall'artista che si trova attualmente in una collezione privata. I due attori salutano il pubblico al termine dello spettacolo tenendosi per mano. Lui forse accenna un inchino e il travestimento dei due personaggi ricorda inevitabilmente il celebre Gilles di Watteau, artista molto amato da Hopper. Poi anche il fatto che Hopper e la moglie si siano ritratti travestiti da attori
può avere un suo significato. Non è quindi facile entrare nel mondo di Edward Hopper, uomo e artista profondamente americano e anche profondamente tormentato, interprete di una condizione umana, secondo me, decisamente pessimistica, sia in chiave individuale che in chiave sociale, anche se, pensate, come avevamo visto prima di Benton, qua di socialità ce n'è proprio molto molto poca. Non vado indietro a cercare Benton perché per evitare altri guai, tanto ve lo ricordate. Ecco, nel 2000 Ed Harris ha diretto e interpretato il film Pollock, in cui ripercorre la vicenda artistica e la continua lotta contro l'alcol del pittore americano Jackson Pollock. Pollock è nato nel 1912 a Cody, nel Wyoming, nel Far West, tra gente che oggi probabilmente voterebbe per Donald Trump. Muore in un incidente stradale nel 1956, schiantandosi contro un albero mentre guida ubriaco nei pressi di New York. A New York si era trasferito nel 1930. È stato, lo abbiamo detto, il più famoso allievo di Thomas Hart Benton, che l'ha aiutato anche finanziariamente, coinvolgendolo nell'esecuzione di alcune commesse. Anche l'arte messicana di Orozco, di Siqueiros e di Rivera, autori di importanti murales, di importanti cicli di pitture murali, fa parte del suo bagaglio formativo. Pollock è l'unico di questi tre artisti, dei tre artisti di cui parliamo oggi, a non aver mai messo piede in Europa. Per quanto Peggy Guggenheim la stravedesse per lui, nonostante il carattere difficile, soprattutto quando beveva. Pollock era particolarmente irascibile. Sua compagna inseparabile è stata Lee Krasner, pittrice, ma anche angelo custode e croce rossina dell'irascibile marito. E infatti è con il soprannome di Irascibili che sono anche conosciuti i pittori della cosiddetta scuola di New York, che comprende, oltre a Pollock, artisti come De Koenig, Rothko, Klein. Klein non c'entra niente col nostro Yves Klein, questo è Franz Klein. Si sono chiamati irascibili costoro non perché tutti bevessero, Pollock era famoso per quello, ma per la veemenza con cui avevano protestato nel 1950 contro la loro esclusione da un'importante mostra dedicata dal Metropolitan Museum of Art di New York all'arte contemporanea americana. Ovviamente, dato il carattere indipendente degli aderenti, quella di New York non è una vera e propria scuola, ma piuttosto un comune sentire, una drammatica voglia di rinnovamento, una declinazione tutta americana di quell'arte che Michel Tapie ha definito informale. Il movimento si sviluppa soprattutto negli anni 40 e 50 del XX secolo. In precedenza, da giovane e da americano puro sangue in cerca di avventure, Pollock aveva viaggiato in lungo e in largo per gli Stati Uniti in autostop. E qui il pensiero corre inevitabilmente a Jack Kerouac e alla sua opera più nota, Sulla strada. Kerouac ha scritto il romanzo nel 1951 e lo ha pubblicato nel 57, quando Pollock era già scomparso. Ma lo spirito anticonformista che accomuna i due artisti è il medesimo. Quindi successivamente, negli anni 30, Pollock aveva collaborato anche con il WPA, Work Project Administration, il progetto voluto dal presidente Roosevelt per promuovere committenze pubbliche agli artisti nel contesto del New Deal, cioè di quella vasta operazione di investimenti statali per risollevare l'economia della nazione dopo il crack di Wall Street del 1929. Chissà cosa ci aspetterà nei prossimi mesi. Pollock dipinge sempre in sintonia con il suo tempo. Ha negli occhi i suoi lunghi spostamenti attraverso un'America percorsa coast to coast.
sa che nel 1913 si è tenuto a New York l'Armory Show, prima mostra di arte moderna in America, 1913, pensate. Lontano antipasto di quel che accadrà in seguito, dopo la presa del potere in Germania da parte di Hitler. Tra l'avvento del nazismo nel corso della seconda guerra, la seconda guerra mondiale, molti artisti europei si erano rifugiati negli Stati Uniti, pensate solo Kandinsky, Mondrian, Joseph Albers, spostando così praticamente in maniera definitiva il baricentro dell'arte da Parigi a New York. Pollock si ed è una tendenza che perdura ancora ai giorni nostri, nonostante la globalizzazione. Pollock si dimostra ben consapevole dei venti di pittura astratta che gli soffiano intorno, incombenti e seducenti. Afferma: «Mi sembra che un pittore moderno non possa esprimere la nostra epoca, l'aviazione, l'atomica, la radio, nelle forme del Rinascimento o di un'altra cultura passata. Ogni epoca ha la sua tecnica». Senza alcun dubbio ha ragione. Pollock, allora, lo vedete qui, si inventa il dripping, cioè lo sgocciolare del colore dal tubetto direttamente sulla tela, a sua volta posta per terra e non più sul tradizionale cavalletto. Lo si è detto anche a proposito dei tagli di Lucio Fontana. Il gesto del pittore a rivelarsi a questo punto fondamentale per realizzare opere d'arte, se non proprio comprensibili, almeno intuibili. E questo porre l'accento sul gesto manuale dell'artista ha ripercussioni importanti sulla storia dell'arte contemporanea, fino ad arrivare all'uso del corpo umano come opera d'arte, secondo quanto accade nella body art. Ci sono artisti che si tagliano, si stagliuzzano, si rappresentano, si fanno sotterrare, ne avevamo parlato a proposito della body art. Jackson Pollock in genere dipinge, qui lo vedete, quando non è ubriaco, quindi non molto spesso, ma lo fa con un'accortezza di intuizione che rende unica e riconoscibile ogni sua opera, per il groviglio e le tonalità dei colori che vi compaiono e per l'accurata misura del gesto che crea e accompagna il groviglio dei segni come se fosse un'inestricabile o quasi matassa di sensazioni. Ecco, li vedete. Adesso qui abbiamo in sequenza una serie di quadri di Pollock. Si parla anche di espressionismo astratto a proposito di Pollock, rifacendosi al movimento espressionista perché a sua volta si era fermato in Germania e in Francia negli anni che precedono la Prima Guerra Mondiale. Quando Pollock dipinge, l'arte astratta è ormai una realtà affermatasi a livello mondiale. Il termine espressionismo invece può essere riferito ad una incoercibile necessità di far valere sulla superficie di una tela le istanze del proprio ego, da quelle più immediate a quelle più riposte. Per schematizzare all'estremo, diciamo che nell'impressionismo è la natura a influenzare il pittore, pensate a Monet, mentre nell'espressionismo accade esattamente il contrario, con l'io a sovrastare, almeno figurativamente, i processi naturali. E Sigmund Freud, ovviamente, non risulta estraneo a questo modo di procedere dall'individuo alla natura o al visibile, cioè a quello che lo circonda. L'astrattismo, infine, guardate un altro quadro di Pollock, è il linguaggio scelto da Pollock per esprimersi lontano, qui lo vedete chiaramente, da ogni accenno di figuratività. Lui che in gioventù aveva persino fatto il ceramista e lo scultore. Così Pollock parla del suo modo di dipingere. «La mia pittura non nasce sul cavalletto. Non tendo praticamente mai la tela prima di dipingerla.
Preferisco fissarla non tesa sul muro o per terra. Ho bisogno della resistenza di una superficie dura. Sul pavimento mi sento più a mio agio, mi sento più vicino, più parte del quadro, perché in questo modo posso camminarci intorno, lavorare sui quattro lati ed essere letteralmente nel quadro. È un metodo simile a quello degli indiani dell'Ovest che lavorano sulla sabbia. Mi allontano sempre più dagli strumenti tradizionali del pittore, come il cavalletto, la tavolozza, i pennelli, eccetera. Preferisco la stecca, la spatola, il coltello e la pittura fluida che faccio sgocciolare, o un impasto grasso di sabbia, di vetro polverizzato e di altri materiali extra pittorici. Ecco, queste sono le parole di Pollock. Peraltro ha usato strumenti come per esempio la spatola, il coltello, che hanno usato in precedenza pittori. Pensate solo all'uso della spatola, talvolta sia in Tiziano, quindi siamo nel 1500, che in Courbet. Certo, un cocktail così multiforme di elementi estranei alla pittura tradizionale non si era mai visto prima. A modo suo, quindi, anche Pollock è ben calato nella realtà americana. Pensate anche al riferimento agli indiani dell'Ovest. Ma è importante sottolineare il rilievo che viene assunto dal gesto in questo modo di far pittura. Qui vedete un altro tipico quadro di Jackson Pollock. Alla fine poi sono molto riconoscibili, e ognuno degli artisti qui della scuola di New York ha un suo personalissimo stile, pur parlando, muovendosi nell'ambito della pittura astratta. Della mano preziosa dell'artista è segnata tutta la storia dell'arte. È lui l'artefice, il creatore dell'immagine, e la mano è lo strumento primo che gli permette di arrivare allo scopo. Il pittore dunque non è soltanto colui che dipinge, ma anche colui che usa la mano per farlo. Nel corso del XX secolo, ormai liberato dalla atavica idea di dover rappresentare il visibile, scusate se insisto, ma è importante, l'artista ingloba il gesto, cioè quel che fa la sua mano, nella creazione stessa dell'opera d'arte. Nascono così momenti di intensa interazione tra arte e gestualità nell'ambito di un'arte astratta in continua evoluzione su se stessa. Si spazia così dall'interesse per la manualità implicita nella xilografia da parte degli artisti dell'avanguardia espressionista tedesca di Diebrücke, il ponte, incidevano, cioè proprio ritornare alla manualità dell'incisione, all'esperienza gestuale, di cui qui vedete uno dei risultati di Jackson Pollock, da pionieri dell'happening, quali i giapponesi del gruppo Gutai, qui vedete Shozo Shimamoto in azione, happening di cui uno degli altri capostipiti è stato Alan Kapov, fino alla body art, che prevede l'uso del corpo umano stesso come opera d'arte, come si diceva poco fa. Scrive il pittore spagnolo Antonio Saura a proposito di Jackson Pollock: l'opera del pittore americano ci offre la concezione più vitale dello spazio, una geometria liquida ed espansiva che fa prolungare il quadro in tutte le direzioni, un desiderio di rispecchiare una realtà totale e impossibile che fa del quadro non un centro coagulante e attivo, ma una unità cosmogonica in costante espansione, l'insieme dei frammenti indeterminati di un caos interiore. La tela così può possedere più fuochi irradianti. Ecco, secondo me è un brano molto bello e illuminante, scritto da un pittore. Antonio Saura è stato un pittore, da un pittore per un pittore. Ecco, a Firenze, a Palazzo Vecchio, fra le tante mostre che in questi anni si sono occupate di Jackson Pollock, nel 2014 si è tenuta la rassegna Jackson Pollock, la figura della furia.
in cui tra l'altro l'opera dell'artista americano veniva accostata a quella di un altro geniale innovatore, Michelangelo Buonarroti. In quell'occasione Sergio Risaliti, uno dei curatori della rassegna, ha scritto: pare che il termine action painting sia stato coniato nel 1952 da Harold Rosenberg, personalità di spicco tra i critici e gli intellettuali a New York, per meglio definire gli esiti più veementi e furiosi all'interno dell'espressionismo astratto. Con pittura d'azione, Rosenberg intendeva descrivere un metodo di lavoro basato essenzialmente sul gesto del pittore quando fosse coinvolto fisicamente e psicologicamente nell'azione risolutiva del dipingere, come in una lotta, in un corpo a corpo con la tela o in una danza frenetica. E veniamo a Andy Warhol, che è un personaggio molto controverso ultimamente, anche un po' inflazionato, diciamo, che esprime il meglio di sé nel criticare la civiltà dei consumi, ma che ottiene, attraverso la quale ottiene anche il massimo successo, anche in termini di dollari, anche in termini di soldi, inserendosi in quello stesso meccanismo. Warhol, cioè la sua vita e la sua opera, costituisce una contraddizione vivente, peraltro molto ben remunerata. Nasce a Pittsburgh, verisimilmente nel 1928. Lui è vanitoso e, come le signore, non ama dare precise indicazioni sulla sua data di nascita. Di sicuro muore il 22 febbraio del 1987 per le complicazioni di un intervento alla colecisti. Già nel 1968 Valérie Solanas, una femminista un tantino troppo radicale, lo aveva gravemente ferito a colpi di pistola. Di lui sono famose le tante serie di serigrafie che replicano oggetti comuni o foto di giornali. Da qui nasce il termine pop art, che significa arte popolare, un movimento sorto inizialmente in Gran Bretagna in contrapposizione all'espressionismo astratto, quello di Pollock. Beh, vedete, siamo proprio agli antipodi, e proprio per questo era interessante accostarlo. Pop art poi esplosa nelle iniziative frenetiche di Warhol. Gli piaceva dire: voglio essere una macchina, ed in effetti le sue iniziative erano vere e proprie macchine da soldi, soprattutto la Factory, laboratorio nello stesso tempo creativo e commerciale, nonché luogo di incontro per Andy e per i suoi amici. C'erano bellissime, è stato alcuni anni fa, c'era stata una bellissima serie di foto del fotografo italiano Aurelio Amendola, che erano state esposte alla Galleria Accademia qui a Torino, che proprio erano dei bellissimi ritratti di Warhol, che ci spiegava l'uomo forse meglio addirittura di certe sue opere. Gli piaceva dire: voglio essere una macchina, e appunto ha avuto uno spirito imprenditoriale molto spiccato, che l'ha portato anche adesso ad avere un successo postumo che non smette. Sono tantissime le mostre che si sono occupate appunto di Warhol, ne abbiamo citate qualcuna, una anche l'anno scorso a Sarzana. Ecco, chiaramente non ci interessa adesso ripercorrere tutta la vita e tutto il percorso artistico di Warhol, ma mi interessa sottolineare alcuni punti che mi sembrano particolarmente interessanti, a prescindere da opere che non sono soltanto la replica all'infinito del detersivo Brillo o della zuppa Campbell, qui la vedete, giusto per cambiare, zuppa Campbell, oppure pensate al volto celebre di Marilyn Monroe o di quello di Jacqueline Kennedy quando era una vedova inconsolabile.
appunto, che sono immagini caratterizzate poi anche più, più ecco, dopo l'incidente, dopo la spara, dopo che nel 68 subì quell'incidente per grazie dovuto alla pistola di Valery Solanas, divenne anche un pochino più tragico, e poi preparò anche una serie di incidenti, con immagini di incidenti stradali, ce n'è una alla gamma, o di immagini di sedie elettriche, non proprio cose allegrissime. Warhol è stato un grande ammiratore di Leonardo da Vinci, di cui ha studiato e riprodotto ovviamente a modo suo l'Ultima Cena, The Last Supper. La sua è un'arte legata al consumo di massa, alla serialità. Il tutto avviene mediante il massiccio ricorso alla serigrafia. La serigrafia è replicabile. Siamo quindi al polo opposto rispetto al modo di dipingere di Jackson Pollock. Ecco, la serigrafia è una tecnica che si basa su un supporto di seta sul quale viene incollata una fotografia. Quindi si inchiostra la foto, per cui il colore va a distribuirsi nelle parti prive di colla, ogni volta in maniera leggermente differente rispetto alla precedente. Anche l'inserimento della fotografia nel procedimento pittorico costituisce una novità che Warhol condivide con l'artista tedesco Gerhard Richter. Proviamo. Funziona. Tutti abbiamo ben presente appunto le sequenze di lattine di Campbell Soup, che penso abbiano a suo tempo suscitato ondate di orrore nelle nostre massaie impegnate a cucinare minestroni, considerando gli americani allora non più come liberatori, riferendosi alla Seconda Guerra Mondiale, ma di sicuro come barbari dal punto di vista gastronomico e potenzialmente colonizzatori in termini di civiltà dei consumi. Ciò avverrà puntualmente nel giro di pochi anni e lo possiamo constatare con mano ogni giorno, anche oggi, soprattutto oggi. Ma torniamo a Andy Warhol. Per parlare di lui ho scelto una serie di serigrafie finora non troppo praticata, o perlomeno non inflazionata, non c'è dappertutto, anche a Novara era pieno di Marilyn e di Jacqueline Kennedy. E qui vedremo la serie dedicata agli hamburger, anche perché ormai pare che non si possa stare senza parlare di cucina, giornali, televisione, sono pieni. Noi parliamo di hamburger, che sono ben note polpette di carne macinata e pressata, che tanti anni fa, quando avevo decenni di meno, da noi si chiamavano svizzere. Sono polpette basse e allargate, ormai standardizzate, e adesso si chiamano hamburger. Warhol, ovviamente, questa è un'immagine di Warhol, non si sottrae al fascino di questo prodotto che è diventato tipicamente americano da quando è stato proposto su scala industriale e a dimensione planetaria dalla McDonald's. McDonald's simboleggia in un certo senso il modo di vivere e di mangiare americano ormai diffuso in tutto il mondo. Qui è Andy Warhol che mangia in maniera tipicamente americana il suo hamburger. Pare che l'azienda, la McDonald's, conti adesso 37.000 punti vendita, collocati in ben 119 paesi del globo. Warhol utilizza l'hamburger così come utilizza la classica bottiglietta della Coca-Cola, ormai così difficile da trovarsi, letteralmente travolta dalle confezioni in lattina. L'hamburger ha come elemento di base, mi sono un po' divertita a cercare qualcosa sulla storia dell'hamburger, e ha come elemento di base la carne macinata. Le sue prime tracce ci portano in Asia. Si dice infatti che Gengis Khan per primo abbia messo ad ammorbidire la carne sotto la sella del suo cavallo. In seguito i russi l'hanno chiamata tartara,
poi è diventata universalmente nota come hamburger dalla città di Amburgo, principale porto di imbarco degli emigranti tedeschi in cerca di fortuna. Ma a quel tempo Angela Merkel non esisteva ancora. Poi la storia della polpetta sbarca in America e lì le sue tracce si confondono. Nel 1921 a Wichita, nel Kansas, viene aperto il White Castle, ovvero il primo fast food che vende questo genere di cibo. La ditta McDonald's invece si sviluppa a San Bernardino, in California, dove viene celebrata persino in un apposito museo. Vabbè, noi abbiamo anche il Museo della Lavazza. E adesso si pare che ne apriranno un altro museo del caffè Costa d'Oro, leggevo sulla stampa di oggi. E il tutto da McDonald's accade tra 1940, pensate, e 1955, tra cessioni, acquisizioni, cambi di proprietà. La polpetta riscuote un incredibile successo inizialmente negli Stati Uniti. Si tratta di un piatto a buon mercato, uguale per tutti, facile da mangiare. Si può mangiare dovunque, non richiede posate. Rappresenta il sogno americano dell'ugualitarismo, questo a quei tempi. I concetti di quantità riproducibile, quanto si vuole e di conseguente consumo di massa decretano il definitivo successo della formula McDonald's. E Andy Warhol non può sottrarsi alla rappresentazione di questo oggetto simbolo della produzione. No, dov'era? Volevo arrivare all'hamburger. Eccolo qua. Simbolo della produzione di massa che comporta tutte le conseguenze che ancora oggi paghiamo in più raffinati e subdoli termini, tanto economici quanto sociologici. Warhol vuole criticare quel sistema nel quale tuttavia si è ormai ben inserito, sia dal punto di vista della popolarità che di riscontri i dollari guadagnati. Warhol non è in contraddizione con se stesso, con un se stesso che ha sempre cercato tanto i quattrini quanto la fama. E per raggiungere la celebrità non ha trascurato nessun mezzo, sfruttando il cinema e la TV e puntando sulla riproducibilità dell'opera d'arte a rischio di toglierle quell'aura di cui parlava Walter Benjamin e in discussione ai tempi della facile riproducibilità della stessa. Tuttavia anche le serigrafie degli hamburger appaiono permeate da una sottile ironia che proviene direttamente dal ready-made, oggetti comuni trasformati in manufatti artistici argutamente creati dal surrealista Marcel Duchamp a partire dal 1913. Ecco, abbiamo oscillato tra gli ampi spazi anche mentali di Hopper, tra le frenesie gestuali di Pollock e tra il divismo consumistico di Warhol, un personaggio oltre che un pittore. Hopper, Pollock, Warhol, tre artisti che dipingono in maniera molto personale e molto moderna l'America del loro tempo e che comunque sono conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. E di questa America penso che restino ancora molti altri aspetti da scoprire e da capire, e speriamo che l'arte continui ad aiutarci anche in questo. Vi ringrazio.